Everything starts from the client, and the one-off project started from the clients. It started already more than 10 years ago when a number of collectors came to us asking to have something specific, something unique, something that was able to answer their dream to own a Ferrari, but designed by them, reflecting some of their taste. Essenzialmente deve essere un cliente che da lungo tempo sta con Ferrari e ama essere parte della vita della Ferrari, del marchio Ferrari. Quindi è un cliente, ma di fatto vive il marchio. È importante che questa tipologia di clienti non siano solamente dei collezionisti, ma siano delle persone che hanno piacere a partecipare, condividono quello che è la strategia di Ferrari, quella che è la policy di Ferrari, e quindi questi sono i clienti per cui Ferrari accetta di soddisfare il loro sogno, che è di farsi una Ferrari che è esattamente basata sulle loro richieste. They come to us saying, you know, since I was a child, I was dreaming about owning a Ferrari. It was considered like achieving an objective. Now, if it is already a dream owning a Ferrari, you can imagine what does it mean to own a one-off Ferrari, which is designed by them and which is the car of their dream. So it's even more than a dream, it's something magic. Come sempre, il progetto Ferrari nasce un po' dal sogno. Poi si devono fare i conti anche con la realtà. Stiamo parlando di un concetto che è veramente affascinante, perché quello che abbiamo voluto fare, seguendo un po' il desiderio di TK, è stato quello di dar vita a un concetto di sport prototipi, Ferrari sport prototipi moderna. Ferrari sport prototipi sono state Ferrari che hanno avuto un ruolo importantissimo nelle competizioni e nelle vittorie della Ferrari, soprattutto negli anni 60. E questo è un tipo di vettura che ha prodotto dei risultati anche a livello estetico veramente eccezionali. Parliamo di macchine come la 330 P3 P4, che tra l'altro è forse la Ferrari che io preferisco in assoluto tra quelle della storia, ed altre bellissime Ferrari come ad esempio la 350 Can-Am oppure la Dino 206 SP, tutte vetture che sono state di forte ispirazione per noi ma anche per il cliente. Quindi è stato un modo per rievocare proprio lo spirito così forte, così potente di questo tipo di vetture, ma in chiave moderna. Quindi, diciamo, un progetto peculiare anche nell'ambito dei progetti one-off, proprio perché questo cimentarci su una vettura da pista, ma dandole nello stesso tempo questa forza, grande forza connotativa che nasce proprio dal nostro patrimonio di Ferrari sport prototipi, è stato un qualcosa di veramente entusiasmante, affascinante. Sono 9 anni che io seguo questi progetti one-off e in 9 anni avevo sempre desiderato di finalmente trovare un cliente che fosse disponibile a sperimentare il nostro processo su una vettura solo da pista, perché una vettura solo da pista consente a Ferrari di osare. Quindi da questo punto di vista c'era molto entusiasmo all'interno del team, sia di stile ma anche tecnico, per riuscire a fare qualcosa che una Ferrari non aveva mai fatto ancora, una one-off solo per la pista. Il concetto era molto specifico e molto interessante, perché effettivamente Ferrari è nota per le corse, e tant'è vero che la base della SP36 è stata una vettura da corsa. È una macchina che ha dei connotati particolari. Ha dato la possibilità a me e al team che ha lavorato su questa vettura di sviscerare alcuni aspetti anche linguistici delle Ferrari che hanno connotato particolarmente queste vetture, cioè le sport prototipi. C'è questo aspetto estremamente scultoreo della vettura. Tutto è stato fatto proprio per cercare di dare alla macchina questo aspetto quasi
acquattato, non so come dire, quasi di felino pronto allo scatto, no? Quindi c'è questa potenza evocativa, ma anche nello stesso tempo dinamica, che è di forte impatto. La cabina sembra proprio intestarsi all'interno di questi quattro parafanghi possenti, molto presenti. La parte rossa della carrozzina è stata dato questo compito di essere un oggetto anche molto chiaro, molto puro da un punto di vista formale, molto architettonico. Tutte le parti in carbonio invece hanno il ruolo di assolvere tutte le funzioni tecniche, lo spoiler anteriore, il rock, il diffusore posteriore, che è molto imponente, molto prorompente anche. Il terzo elemento molto forte dell'automobile è questo schermo avvolgente, questo parabrezza fumé, che crea poi un tema particolarissimo nel momento in cui si apre per creare le due tasche laterali per il raffreddamento dell'interno. La macchina sembra concepita proprio per composizione di volumi, c'è questo volume anteriore che si stringe, si snellisce, dando questo effetto di vita di Vespa quasi, e si incastra all'interno del carrello posteriore. Per esigenze legate alle corse c'è anche uno spoiler. Lo spoiler si può rimuovere, quindi la macchina è stata pensata anche per essere presentata, per esempio ai concorsi di eleganza, in una veste più pura. Poiché la macchina è basata su una meccanica di auto che io conosco molto bene, dove io corro, quindi la GT3, dove faccio molte gare, è stato importante per gli ingegneri avere un mio riscontro che la macchina fosse ok, l'aerodinamica è diversa, e quindi questo è stato, diciamo, il mio ruolo nell'ultima fase di sviluppo. La meccanica è simile, quindi il comportamento alle basse velocità è simile a quello di una GT3, quindi la frenata è molto buona, molto performante. La vettura è agile in curva e queste sono tutte caratteristiche che sono rimaste. La cosa più banale è che va fortissimo questa SP36 perché non ha nessun limite, quindi il motore va quello che può andare, alla massima potenza prestazionale, quindi i primi giri sono stati veramente divertenti per me perché sono andato in pista e finalmente ho potuto spingere al 100% del suo potenziale ed è stato fantastico. La parte aerodinamica, la macchina ha più carico, però nello stesso tempo era importante che oltre al maggior carico tenesse anche lo stesso bilancio aerodinamico, quindi che fosse bilanciata anche alle alte velocità. La vettura anche nelle curvone veloci si è dimostrata più performante quasi di una GT3, anche il discorso a livello frenata, rapidità di cambi di direzione, queste sono tutte caratteristiche che ha mantenuto, ma la cosa proprio che veramente ti fa divertire, ti fa ridere sotto al casco è la potenza del motore che finalmente esprime il 100%. Questa simbiosi, questa sintonia tra il cliente e il team di design ha fatto sì che la macchina sia uscita particolarmente felice. Io sono grato anche al fatto che questo cliente ci abbia aiutato a creare qualcosa che andasse oltre quello che normalmente facciamo in questi progetti. Saying that this is an emotional part of my job, I think is not enough. Ci sono tanti brand che fanno macchine ad alto livello, però la Ferrari è la Ferrari. La Ferrari è un'azienda innovativa. Ferrari va sempre avanti. Thank you.